Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Idea Europa. In questo canale YouTube parliamo di finanziamenti europei, fondi europei, progetti approvati dalla Commissione europea, quindi parliamo di come si iscrive, si gestisce, si rendiconta progetti europei. Quindi se vi interessa iscrivetevi al canale così da ricevere gli aggiornamenti. Io sono Mattia Tommaso, ho fondato e presiedo Idea Europa e ho fondato anche la scuola di europrogettazione, dove ogni giorno online e in aula insegniamo come si scrive un progetto europeo, come si diventa europrogettisti. Voglio creare questo video perché spesso molti di voi mi chiedono informazioni relativi proprio ai corsi di formazione. Ora, ultimamente, ne sarete magari accorti, sono moltissimi le pubblicità che insomma ci compaiono anche a me su nuovi corsi, nuovi master, nuove opportunità di formazione. Sicuramente molto di più in passato, questo probabilmente anche è legato a una tendenza di moda di questo lavoro, di questo ambito. Sicuramente è un ambito molto interessante, molto stimolante e che comunque può diciamo interessare tantissimi professionisti, tantissimi ragazzi, tantissimi studenti o studentesse che vogliono affacciarsi a questo mondo professionale e capire un po' come funzionano i fondi europei. Ovviamente, come tutti i mercati, c'è un po' di tutto e ovviamente è difficile poi anche cercare di scegliere bene, perché come insomma è capitato a me e come cerco anche di applicare come base valoriale all'interno della mia scuola di europrogettazione, c'è comunque in ballo la fiducia, l'affidabilità, ma soprattutto le persone stanno investendo non solo soldi, ma anche tempo, energie e anche aspettative in un percorso professionale, in un percorso formativo, e che quindi hanno tutto il diritto di ricevere una formazione adeguata, professionale, ma soprattutto di qualità. Quindi quello che voglio dire in questo video è, sicuramente non voglio parlare degli altri, è chiaro che a volte mi fanno un po' sorridere alcune pubblicità per due motivi. Il primo, per l'offerta formativa che a volte viene pubblicizzata in una versione estremamente lampo, nel senso che mi è capitato qualche giorno fa, diventa europrogettista di successo in 8 ore, diventa esperto in finanziamenti europei in un webinar di 3 ore. È chiaro, ma il titolo viene da sé, insomma, è facilmente intuibile che questo non solo non è giusto, non solo non è corretto, ma è anche un po', diciamo, riduttivo della professionalità. Insomma, io faccio questo lavoro da oltre 10 anni e ancora oggi, nonostante tanti progetti vinti, tanti successi ottenuti, cerco continuamente nuovi stimoli di apprendimento e di crescita, perché comunque questo è un lavoro estremamente dinamico e una delle grandi caratteristiche di un europrogettista, anche, insomma, anche chi è un po' più bravo, anche chi ha qualche più esperienza sul campo, è quella di rimanere sempre aggiornato. Quindi, insomma, diciamo che ecco, la prima diffida che faccio è quella di stare un po' attenti a chi promette corsi estremamente sintetici con il risultato di darvi tutte le nozioni, tutte, diciamo, le informazioni. È chiaro, capita anche a noi come Idea Europa, chi ci segue lo sa, facciamo a volte, e spero nel 2021 di ritornare molto più spesso in aula con dei weekend, con 1, 2, 3 giorni, ma sono workshop formativi tematici, sono diciamo, o a volte corsi base introduttivi, non hanno l'ambizione di formare dall'A alla Z un professionista, sarebbe impossibile. Certo, quindi può essere di 2 o 3 giorni, anche insomma secondo le esigenze di chi ci partecipa, ma è chiaro che il contenuto e anche le aspettative dei docenti e degli studenti, ma soprattutto la chiarezza delle informazioni, deve essere specifica nel dire che sì, qualche informazione la potrai ottenere, qualche chiarimento te lo potrai insomma togliere, qualche dubbio lo potrai sicuramente risolvere, ma non diventi un grande esperto di europrogettazione. In realtà non lo diventi con nessun corso. Perché dico questo, nonostante io faccia tanti corsi? Perché non basta il corso, io lo dico sempre, un corso, se ben fatto, ti aiuta tantissimo, ti aiuta perché ti dà le informazioni, ti aiuta perché ti dà gli strumenti giusti da utilizzare, ti dà le giuste direttive, ti fa capire cosa è sbagliato e cosa
è giusto fare, quali sono gli errori che in qualche modo è facile compiere e quindi è un monito per non compierli, ma soprattutto ti mette nella condizione poi di praticare, perché un corso senza la messa in pratica, senza il, che molto dipende poi da chi lo frequenta, quindi la voglia anche di cimentarsi nella scrittura reale di un progetto, quello completa e arricchisce sicuramente il percorso formativo. Ora, un secondo monito che posso fare, ma insomma prendiamolo un po' per suggerimento, è quello di appunto vedere se questi percorsi formativi hanno una buona componente pratica, una buona componente diciamo di messa in pratica delle nozioni. Questo è un lavoro del saper fare, quindi bisogna sapere le cose, quindi una buona conoscenza, ma bisogna anche avere e acquisire delle competenze giuste, delle soft skills o delle competenze trasversali, come dice qualcuno, che poi si possano applicare ai vari campi di azione del nostro lavoro, che sono tanti, sono diversi, sono diciamo anche a volte sovrapposti, perché bisogna imparare a gestire un budget, bisogna imparare a creare una rete internazionale, bisogna sapere leggere un bando, bisogna trasformare un'idea in un progetto, bisogna applicare correttamente i principi del project management, insomma bisogna essere giustamente molto creativi, molto innovativi, molto anche sintetici nella descrizione dell'idea progettuale, ma precisi e specifici quando si va a parlare di alcune tematiche. Quindi sono tante competenze che non si acquisiscono in un batter d'occhio e quindi bisogna necessariamente metterle in pratica. Quindi un altro suggerimento è quello di vedere se questi corsi offrono una componente di messa in pratica. Ovviamente chi conosce già il nostro percorso della masterclass di europrogettazione sa benissimo che, e questo ne vado fiero perché siamo gli unici che lo fanno, all'interno del nostro percorso formativo abbiamo proprio il project work, in realtà è proprio la messa in pratica per tutti gli studenti che verranno seguiti da noi, da altri tutor della struttura di Europa, che ha l'obiettivo di portarli alla presentazione di almeno 3 progetti durante tutto il ciclo del percorso formativo. Il nostro percorso formativo della masterclass dura 12 mesi, quindi capite anche la complessità e anche la giusta dose di tempo tra una nozione e l'altra, anche per insomma immagazzinare, per in qualche modo fare chiarezza e metterle un po' anche in chiaro queste nuove nozioni, perché poi per molti sono nuove informazioni, nuove parole, nuovi concetti. Quindi insomma chissà, i nostri studenti o comunque chi l'ha visto sa che anche nella nostra masterclass noi diamo una cosa importante, che è quella di scrivere un progetto che, se viene approvato, ti darà la possibilità di recuperare la somma che hai investito iscrivendoti al corso. Quindi crediamo talmente tanto nel nostro prodotto formativo e soprattutto lo facciamo non perché vogliamo vendere un corso, insomma una società, una realtà come Europa, insomma abbastanza strutturata, sa che il core business è la progettazione, è lì che insomma c'è sostanza, c'è movimento e quindi la formazione contribuisce ma in piccola parte diciamo al gettito di entrate annuali, ma noi lo facciamo perché vogliamo mettere nelle condizioni le persone effettivamente di fare questo lavoro, non di conoscere e basta. E quindi anche perché poi attraverso i nostri corsi vogliamo sempre di più coltivare nuovi talenti, nuove professionalità, è sempre stato così, oggi tutti i collaboratori di Europa vengono da questi percorsi che ho organizzato, vengono dai miei corsi, quindi in qualche modo hanno acquisito il mio stesso metodo, il metodo che applico ormai da 10 anni in tutti i progetti che ho vinto. E quindi poi di fatto è come se fosse un vivaio, insomma la mia ambizione è sempre quella di formare una nuova generazione di europrogettisti, quindi questo è un po' l'animo del perché faccio formazione e quindi la masterclass, offrendo la possibilità di recuperare l'intera somma versata al momento dell'iscrizione, è la massima dimostrazione di quanto appunto il mio obiettivo è che le persone imparino a scrivere progetti. Terzo importante monito da tenere sott'occhio, questo insomma ci tengo molto, vedere chi organizza questo corso, non parlo solo dell'ente ma parlo anche dei formatori, insomma ne ho visti tanti, devo dire la verità, alcuni mi è capitato anche di conoscerli nei vari eventi, diciamo attività di networking, molta gente non ha mai vinto un progetto, molta gente non ha mai ottenuto un contributo europeo, molti enti che
si promuovono come enti di formazione o comunque esperti in progettazione europea non hanno mai vinto progetti, a volte nemmeno ne hanno mai scritti, sanno come si fa, teoria, ma non l'hanno mai messo in pratica. Insomma, questo è un, diciamo, un consiglio che mi sento di dare, ma molto liberamente, perché se c'è una cosa di cui vado fiero in questi anni è quella di aver creato un gruppo di professionisti che prima fa e poi insegna. Infatti noi insegniamo esattamente le cose che facciamo, le metodologie che applichiamo, le stesse regole che ci hanno consentito in questi anni di ottenere contributi per oltre 4 milioni di euro e quindi che ci ha permesso anche di toglierci tante soddisfazioni. Ora, come si fa a fare questo? In tanti modi. Io, per correttezza, per trasparenza, perché è anche giusto anche poi raccontare la parte vera, sul mio sito www.mattiadommaso.it trovate l'elenco completo con i codici, con le date, con gli importi, con la call di riferimento di tutti i progetti che ho scritto e sono stati approvati, e quindi è proprio, diciamo, un elenco fortunatamente sempre più ricco e sempre in continuo aggiornamento, dove c'è il nome delle associazioni che presiedo o comunque con cui mi sono occupato della progettazione. E sicuramente questo è già un dato importante, perché chi non ha vinto progetti forse può barare, ma non può certo inventarsi la call, non può certo inventarsi il periodo di riferimento, sicuramente non può inventarsi l'ente che ha vinto un progetto. Perché? Perché poi ricordate sempre che c'è sul sito della Commissione la piattaforma di disseminazione dei risultati Erasmus, dove appunto c'è la pubblicazione ufficiale di tutti quegli enti che hanno vinto i progetti europei, e quindi c'è scritto. E poi comunque si vede, insomma, se sul sito di questo ente che vi propone questo straordinario master, poi io la concezione di master proprio non l'ho mai, diciamo, mal digerito, o comunque questi nomi altisonanti, insomma, no? Più marketing che sostanza a volte. Sul sito di queste realtà non c'è un progetto realizzato, non c'è un'attività fatta, non c'è una partnership attiva, non c'è nessun collegamento ad un finanziamento ottenuto, perché vi ricordo che gli enti che ricevono finanziamento europeo lo devono pubblicare sul sito, lo devono pubblicizzare. Se voi andate adesso sul sito di Idea Europa o di SS Europa o di ECA Onlus o di altre realtà di cui mi occupo, troverete non solo l'elenco dei progetti in corso, ma anche il logo della Commissione Europea, il logo molto chiaro dove c'è scritto che questi progetti sono realizzati con il contributo della Commissione Europea, che è, oltre che obbligatorio, è anche, insomma, dovere nei confronti di chi legge. Quindi, prima di tutto, vedete un po' chi sono questi formatori, al netto poi delle autocelebrazioni, diciamo, dei curriculum autocelebrativi, però poi alla fine la sostanza c'è. Ovviamente leggete le recensioni, e su questo, insomma, anche su questo canale YouTube ci sono tantissime recensioni di chi ha fatto il nostro corso, ma al di là di questo, insomma, è normale che ci sia un interesse anche commerciale di tante realtà, molte che non hanno mai fatto la progettazione, ma magari fanno corsi in generale, e quindi dicono, vabbè, è un mercato che tira, proviamo a lanciare anche noi il corso di europrogettazione, magari chiamiamo qualche docente così che ci costa poco e proviamo a metterlo su, cosa che noi non facciamo, noi non prendiamo docenti esterni, sono tutte persone, sono tutti project manager di Idea Europa, tutta gente che lavora per noi, con noi, e che quindi quotidianamente fa questo lavoro. Quindi capisco un po', insomma, i tempi, capisco il mercato, capisco tutto quello che può succedere, però è giusto, come ho detto in premessa, rispettare anche chi investe e chi sceglie questi corsi. Quindi sicuramente vedete i contenuti. Se è troppo corto e si propone in 2 o 3 giorni, a volte in 8 ore, di trasformarvi in europrogettisti di successo, diffidate. Se l'ente o il formatore non ha questa esperienza, ma soprattutto non la racconta, non vi dà l'elenco, non vi presenta esattamente il nome, il titolo, le call a cui ha vinto e partecipato, diffidate. Diffidate poi se non c'è una componente pratica, perché vuol dire che gli stessi docenti non hanno quel know-how in grado di seguire uno studente e di dargli le giuste direttive per presentare il progetto, perché magari non li ha presentati nemmeno lui, oppure non li presenta più, e quindi non ha quella praticità anche nell'utilizzo degli strumenti. Insomma, questi sono un po' i suggerimenti che mi sento di dare. Ovviamente, un altro ultimo consiglio che mi sento di dare è quello di diffidare completamente da chi vi dice che è facile, da chi vi dice che è semplice, da chi vi dice che
Basta poco e si diventa europrogettisti, oppure quella contronarrazione odiosa che si guadagna senza fatica, si diventa ricchi col minimo sforzo. No, assolutamente, questo è un lavoro difficile, duro, di estrema serietà, di estrema competenza. Vincono progetti i migliori, quelli che veramente ci dedicano anima, corpo, tempo, energie e passione. E gli improvvisati non toccano palla in questo settore, quindi non è una passeggiata, non è che si diventa europrogettisti così, non basta cliccare su un link o partecipare a un webinar e capire tutto, anche se siete intelligenti, ma è proprio complicato. Quindi questo è un lavoro duro, lavoro di sacrifici, un lavoro di tanta tanta gavetta, è un lavoro di tanta tanta semina, che poi i risultati arrivano, e io ne sono la dimostrazione, ne vado fiero, e per questo cerco anche di convincere, ma di mettervi in guardia. Armatevi di santa pazienza, tenacia e determinazione. I risultati arrivano, ma bisogna avere anche la forza di se stessi, ma anche la consapevolezza che non è una passeggiata. Questo non significa che è impossibile, come ce l'ho fatta io e i miei collaboratori, ce la potete fare anche voi, però ecco, chi vi dice che è facile, si guadagna subito e diventate miliardari con quelle foto ridicole con ostentando la ricchezza, lasciate completamente perdere, perché è veramente una presa in giro. Io su quello veramente sono molto infastidito. Ultimissima davvero annotazione: diffidate anche da chi vi promette una finta e assolutamente al momento inesatta validità di un qualunque iscrizione a un pseudo albo di europrogettisti che non esiste. Non esiste a livello italiano, non esiste a livello europeo, ma soprattutto nessun attestato, nessuna certificazione, nessuna iscrizione a un fantomatico albo ti dà diritto a lavorare come europrogettista. Io che ricevo tantissimi curriculum, credetemi, l'unica cosa che non guardo sono gli attestati, perché per me è importante che il professionista o diciamo chi si candida per una posizione di project manager, di europrogettista all'interno della mia struttura, sappia di che cosa si parla, sappia come si scrive un progetto, magari l'ha già fatto, comunque sa come funziona il meccanismo, e non mi interessano gli attestati. A volte mi capita, io insomma cerco anche di spiegare questo passaggio, tante persone dicono: no, io ho fatto il master lì, ho fatto il corso internazionale di qua, insomma ho l'attestato di aeroprogettista, sono iscritto all'albo dell'aeroprogettista. Gli faccio una semplice domanda e gli dico: ok, conosci l'azione chiave 1 del programma Erasmus Plus nel formulario, che cosa ti chiede nella parte? Dici: no, guarda, io non ho mai aperto un formulario, non ho visto non conosco questo programma, non ho mai scritto un progetto, eccetera. Per me non serve assolutamente niente. Quindi meno attestati, più pratica, meno forma, diciamo, più sostanza, meno, diciamo, etichette, pezzi di carta, eccetera. Anche perché poi la generazione nostra ha studiato, ci hanno fatto laureare, ci hanno fatto masterizzare, ci hanno fatto andare ovunque. Questo però è il lavoro dove serve il saper fare. Il saper fare si applica sul campo e si dimostra sul campo e si matura millimetro dopo millimetro con tempo e con passione. Quindi anche questo, di chi vi promette che con l'attestato del corso di 8 ore, di 10 ore trovate lavoro, è falso. Il lavoro si trova se siete bravi, perché aziende come la nostra, realtà come la nostra, hanno bisogno di professionisti, però hanno bisogno di professionisti capaci, non di professionisti che hanno attaccato al muro delle lauree o dei titoli o dei diplomi o dei corsi di 8 ore e pretendono di essere assunti all'interno della nostra struttura. Io fortunatamente ho avuto la fortuna di assumere tante persone, ma perché portano valore aggiunto, perché scrivono, perché vincono, perché gestiscono, perché sono autonomi, perché sono seri e perché sono professionisti, non perché hanno semplicemente un attestato. Bene, consentitemi questo piccolo sfogo, questo è il nostro canale, quindi posso permettermi il lusso. Ovviamente, per chi ha seguito fino adesso questo video, trovate tutte le informazioni sui nostri corsi, sui nostri approcci anche metodologici, ma consentitemi anche sulle nostre basi valoriali, perché noi certe cose non le vogliamo fare e non le faremo mai, nemmeno andando contro poi le regole del business. Sono uno dei pochi che fa i corsi a numero chiuso e che chiude purtroppo le porte a tante persone che vogliono iscriversi. Insomma, ho fatto questa scelta e ne vado fiero e continuerò a farla fino a quando appunto mi sarà possibile. Quindi vi ringrazio, spero che questo video vi abbia fatto un po' di chiarezza, e se volete appassionarvi a questo mondo, a questo settore, ma soprattutto se volete iniziare questo percorso, qui sotto trovate il link
e iniziate un po' a scoprire come funzionano i nostri percorsi formativi. Ovviamente sul resto di questo canale troverete sempre me che racconto tante altre sfaccettature molto interessanti di questo mondo, e quindi magari se vi interessa andatevi a vedere, sono tutti contenuti gratuiti che ho fatto nel tempo, li troverete anche sul mio sito www.mattiadomaso.it, magari date un'occhiata, leggete, consultate, fatevi venire qualche stimolo, no, in più, e poi insomma prendete serenamente le vostre scelte, però se lo dovete fare, fatelo seriamente. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!